Ma non solo, ma il favorista giunge. A Casamicciola Terme, stupenda cittadina termale dell'isola d'Ischia, a causa dello spropositato aumento della TARES, la tassa sulla raccolta dei rifiuti, sono giorni difficili per le famiglie lavoratrici e per i piccoli commercianti, artigiani e gli imprenditori che gestiscono, spesso a carattere familiare, piccole attività ricettive. I cittadini le definiscono bollette pazze, quelle giunte in questi giorni presso le loro abitazioni, dove in alcuni casi si è registrato un incremento pari al 300%. Eppure il capitolato d'appalto rispetto al 2012 non sarebbe variato, ma di nuovo ci sarebbe una diversa distribuzione dei carichi di pagamento. Con un'anomalia però, e cioè che mentre da un lato la tassa sarebbe stata diminuita alle grosse attività commerciali e alberghiere, dall'altro sono state spropositatamente aumentate alle famiglie lavoratrici, agli artigiani, ai piccoli commercianti e alle aziende a carattere familiare. Da non credere. Un nuovo salasso economico per i casamicciolesi, voluto dall'amministrazione prefettizia, dopo che i genitori dei bambini che frequentano gli asili e le scuole elementari dell'istituto comprensivo Ibsen si sono dovuti far carico dell'intero costo della mensa scolastica, che con vergognoso ritardo dovrebbe finalmente partire nei prossimi giorni. L'impressionante aumento della TARES, unita alla profonda crisi economica che attanaglia la popolazione, a Casamicciola ha fatto esplodere la protesta popolare. Infatti, tanti cittadini, dopo il tam-tam fatto sui social network, si sono recati in municipio per chiedere la rivisitazione delle tariffe che vanno immediatamente abbassate. L'aumento di questa tassa sta letteralmente mettendo in ginocchio, oltre che alle famiglie lavoratrici, anche i piccoli commercianti, i piccoli imprenditori, piccoli commercianti che rischiano ormai la chiusura. Io sono un piccolo albergatore e sto con voi, perché non è detto che questi grandi albergatori continuino a sfruttare pure noi piccole aziende. A me mi è stato aumentato il 50% in più. Io non la potrò pagare, non la pagherò, quindi sto con voi, sono a disposizione. Bene, cacciatela via sta gente, perché non si può andare avanti più. E io sto con voi, a costo pure di chiudere l'albergo. Mi sono spiegato, sto con voi. Io possiedo un piccolo negozietto di frutta qui a Piazza Bagni di circa 28 metri quadrati. Sono passato da una tariffazione pari a 500 euro ad essere triplicata, quindi pari quasi a 1800 euro senza un motivo valido. Cioè ci hanno costretto e ci costringeranno a chiudere l'attività con figli piccoli e da poter sfamare che non ci saranno più le possibilità. Mentre i supermercati, le grosse catene sono stati costi diminuiti, loro che all'interno posseggono frutti, vendoli, pescherie e tutto ciò che comprende la catena alimentare, e sono stati diminuiti i costi. Non parliamo anche degli alberghi che non pagano per anni e anni la tassa sulla spazzatura e dopodiché fanno dei concordati e al momento quelli che hanno in tasca cacciano e tolgono tutto di mezzo. Le piccole aziende che stanno tutto chiudendo. Noi siamo la prima che forse chiudiamo, perché trappa spazzatura, tasse, uno non si può mantenere, luce e tutto il resto non si può mantenere una piccola azienda, perché sono spese proprio pazzesche. Le bollette e non ce le possiamo. Dove andranno a lavorare questi qua che chiudono un'azienda, che sono giovani? Con i 40 anni da chiudere. Una piccola attività commerciale. Una piccola attività commerciale. Ma pescheria, mamma lo ha, perché non c'è niente a voi. I cittadini inviperiti chiedono con forza che si faccia piena luce sugli aumenti della TARES. Io vorrei aggiungere una cosa a quanto già è stato detto, e cioè è mia ferma decisione fare in modo di arrivare di essere a conoscenza di come si è arrivati a questo punto, di come l'azienda AMCA, visto che tanti cittadini hanno sempre pagato e tra questi ci sto pure io, come mai l'azienda è arrivata a questo punto di deficit e che oggi questo lo debbano ancora pagare coloro che da sempre pagano. Per cui è mia ferma decisione che ci sia un'indagine che vada a scavare alle origini e ci sia per tutti i cittadini chiarezza rispetto a questo iter che è stato seguito. Al di là dei diritti che noi abbiamo e del fatto che la tassazione e l'aumento delle accise ci sta stritolando, noi dobbiamo sapere anche come i nostri amministratori spendono i soldi.
I cittadini di Casamicciola hanno chiesto la presenza in municipio anche del combattivo Domenico Savio, che ha rilasciato dichiarazioni durissime contro il potere politico-amministrativo responsabile del vergognoso aumento della TARES. Innanzitutto io penso che tutti i presenti condividano il mio pensiero che dobbiamo politicamente condannare il governo nazionale, il Parlamento e tutte le forze politiche, i partiti di centrodestra e centrosinistra che ci stanno veramente dissanguando su tutti i fronti. Un governo e un Parlamento che anziché andare a prendere i soldi in quel 10% degli italiani che possiede circa il 60% della ricchezza nazionale, li va a prendere sempre da quel 90% che possiede solo il 40% della ricchezza nazionale. Questo perché? Secondo la mia modesta opinione, perché questi sono governi e parlamenti del capitale, dei più forti, di quelli che difendono gli interessi del sistema bancario e delle multinazionali della finanza. E poi è del proprio intollerabile che un burocrate dello Stato viene qui, si sostituisce al potere elettivo dei cittadini ed impone una soluzione che sacrifichi ulteriormente le condizioni di vita dei lavoratori, dei pensionati, delle piccole attività economiche, di chi socialmente dal punto di vista economico è più debole. I cittadini, non avendo potuto incontrare i vertici dell'amministrazione prefettizia perché assenti, hanno tenuto un incontro con il commissario prefettizio che si terrà in municipio giovedì 21 gennaio, a partire dalle ore 13. E mentre una delegazione di 5 persone sarà ricevuta dalla dottoressa Gamerra, tutti i cittadini che hanno a cuore la risoluzione di questa assurda problematica daranno vita ad un presidio all'esterno di Palazzo Bellavista. Nel corso dell'incontro sarà chiesta la rivisitazione delle tariffe che vanno immediatamente abbassate e la rateizzazione del pagamento della TARES. È stato fissato questo incontro col commissario prefettizio. Una delegazione di solo 5 cittadini potrà accedere e parlare col commissario. È importante però che ci sia sempre la presenza e il consenso della popolazione di Casamicciola, di quanto più numerosa possa essere in questo incontro, in questo confronto, perché noi chiederemo la revoca immediata di questa delibera, la ritrattazione di tutta la materia, compreso la rateizzazione che pare, nonostante i grandi aumenti, sia stata negata. Doveroso l'appello a tutti i casamicciolesi a darsi appuntamento per giovedì alle ore 13 fuori il municipio. Io voglio fare un appello innanzitutto a tutti gli isolani, ma in questo caso a tutti i casamicciolesi. Devono presenziare perché l'unione fa la forza, devono venire qua, dobbiamo stare tutti quanti insieme se vogliamo combattere, altrimenti siamo già fregati.